Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm, Charlotte M, ben trovata, come stai? Tutto bene, tu come stai? Bene, grazie. Allora, Charlotte M, siamo qui per parlare dello schiaccianoci e il flauto magico e soprattutto del tuo esordio al doppiaggio proprio in questo film, nel parlato e nel cantato. Raccontaci com'è andata, come ti hanno scelta, come ti sei trovata in questa nuova avventura. Allora, è stata un'esperienza del tutto nuova. E è stato super emozionante perché anche l'altra sera all'anteprima ho pianto dall'emozione davanti a tutti, infatti ho detto oh cavolo, però è stata una cosa molto bella e soprattutto non sapevo quando mi vedevo al cinema sono stata brava o non sono stata brava, non riuscivo a capire perché sento che sento la mia voce ogni giorno, non riuscivo a capire bene come fossi andata, però quando ero in sala mi sono super divertita a doppiare Marie, la protagonista, ed è stato super super entusiasmante, bello, e già da quando ero un pochino più piccola avevo questo sogno di doppiare un film, un cartone animato, e finalmente è uscito fuori. Grazie anche al direttore della fotografia, sì, della fotografia del doppiaggio, appunto, sono riuscita anche a realizzare ciò grazie a lui, e è stato molto bravo, è riuscito a darmi le indicazioni giuste, quindi sono molto felice. Federico Zanandrea, facciamo un applauso anche a lui. Comunque, per quanto può contare, se ti fidi, sei stata molto brava. Io ho visto il film e sei veramente brava, tra l'altro hai una voce bellissima, ma io so che tu non solo parli ma canti anche proprio di professione, cioè ci sono 4 dischi che sono usciti tuoi, giusto? E anche le canzoni dello schiaccianoci sono quelle cantate, mi piace farlo. Bene, sì sì, perfetto. Senti, che differenza c'è a tal proposito tra il parlare, ecco, in un video, nei tanti video che tu pubblichi sempre con tantissimo successo, e il prestare invece la tua voce a qualcun altro? Allora, la differenza è che quando sei appunto in sala di doppiaggio tutto gioca sulla voce, invece quando sei nel video puoi giocare con le espressioni, con gli occhi, con la bocca, con le mani, gesticolando, lì puoi usare solamente la voce e quindi è un pochino più difficile e devi giocare con quello, devi riuscire a colorare il personaggio a modo tuo ma anche a modo del personaggio perché devi riuscire ad adattarti, e è stato molto bello, non troppo difficile ma neanche troppo facile perché alla fine era la prima volta e mi sono trovata molto bene a fare ciò, spero di fare altre cose nel futuro così. Infatti te lo volevo chiedere, vuoi continuare nel doppiaggio? Ti è piaciuta questa cosa? Anche perfezionarmi magari su alcune cose, mi piacerebbe intraprendere un percorso di questo tipo. Bene, perché tu ti prepari sempre nelle tue cose, questo lo sappiamo. Sei sempre, studi, ti prepari perché sai che bisogna arrivare al traguardo preparate, perché così almeno si ha il successo che si merita. Solo una curiosità, quando lei insomma si muove così nel film, tu le andavi un po' dietro con i movimenti? Perché questa cosa è molto buffa e spesso so che succede. Sì, infatti mi è stato proprio consigliato di farlo, ma anche mi veniva spontaneo perché alla fine mi muovo anche un po' come lei. Mi è stato detto anche durante l'anteprima che io assomiglio molto a lei nel modo di fare, nel modo proprio di parlare, non lo dico perché vabbè, però nel modo di gesticolare, le espressioni, proprio assomiglio molto a lei. E infatti quando ero lì proprio mi veniva spontaneo di fare delle mosse che poi alla fine davvero c'erano, e era stranissima come cosa ma allo stesso tempo figa, quindi mi è piaciuto tantissimo. Poi è strafigo vedere, non lo so, è stata troppo bello. No, ma sono emozionata, ti assicuro, lo fanno anche i più grandi doppiatori che seguono i movimenti, quindi sì sì, per rendere sì tutto più realistico. Senti, hai toccato un tasto, hai detto che ti hanno detto che somiglia a Marie, invece ti chiedo in cosa somiglia a Marie, non fisicamente. Lei è una ragazza molto determinata, forte, però al tempo stesso è una sognatrice, capace di amare, di aiutare gli altri e di sacrificarsi per la sua famiglia se necessario. Ecco, tu in cosa le somigli?
Allora, io sono una persona molto sognatrice, ho un quadernino con 101 desideri, dove ho un Neanche sacco di pochi. obiettivi. 101 appunto, ma perché proprio ho scelto io 101, dove c'è tutti questi desideri. Ogni volta che un desiderio si avvera, lo cancello e ne riscrivo un altro, così da fare in modo che siano sempre 101. Infatti per questo mi considero molto sognatrice, molto aperta a nuove esperienze, a nuove cose. Ho mille cose per la testa che mi passano in ogni secondo della mia vita. Sono molto determinata e dolce come lei nel modo di fare. Mi affeziono alle persone come lei si è affezionata al principe e si sacrifica per la famiglia, ma io direi che non è proprio un sacrificio sacrificarsi alla famiglia, cioè non è un sacrificio, è qualcosa che fai con il cuore, non è una cosa che togli da te, ma che dai agli altri, alla tua famiglia, ed è molto importante per me questo aspetto perché la mia famiglia è sempre stata accanto a me in qualsiasi cosa io abbia mai fatto. Mi ha sempre supportato, soprattutto mamma e papà, e ora si sta creando un'altra nuova famiglia che sono tutti i miei fan, quindi sono molto felice di questo. Ovviamente io parlavo di sacrificio perché nel film Marie ne deve fare, cioè ne dovrebbe fare uno grosso, che oggi fortunatamente, insomma. Io sinceramente avevo trovato un altro modo, no? Sposare quello. No, sposare il signor Ratter, no, no, no. Però comunque sì, mi sarei sacrificata. Ecco, a proposito anche di famiglia, insomma, sì, mi dicevi tu che ti hanno sempre supportato, ti hanno aiutato anche quando hai fatto il tuo primo video che avevi solo 8 anni, ma come si fa a fare un video a 8 anni? Brava come Infatti te. mia mamma mi reggeva l'iPod perché al tempo avevo l'iPod per ascoltare la musica, mi reggeva l'iPod e diceva: ma quando finisce? Ho parlato per 20 minuti, non mi fermavo un attimo, così mi è venuto tutto così. Ciao voci.fm, vi mando un grosso saluto, un bacio. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm da 10 anni. Partner Voxil Vocigola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it